la nuova puntata di Dentro al videogioco, l'unico videoblog che istiga all'odio condominiale. Per Paolo, Però di che sì, parliamo? parliamo così, Non lo sapevi, no, non lo so, non lo lo so. sapevi. Di ciò che il 2014, questo nuovo anno che si apre sotto l'insegna di Inside the Game, ci porterà a livello Sotto videoludico. l'insegna di Inside the Game, come mai? Se siamo travestiti a Babbo Natale senza saperlo? Esatto, esattamente, ne parlano tutti, ormai è un fenomeno su Ne ha internet parlato anche Babbo ovunque, Natale e esattamente. Obama Obama nel suo discorso alla parlando. nazione. Quindi, i giochi più attesi del 2014, spoiler, parleremo di Titanfall, che Ah, è il nostro. che è la nostra croce. La nostra croce. No, però parleremo appunto dei giochi più attesi del 2014 con questa puntata. Sigla! Non eri pronto. No. Mi avete fregato perché, dato che rimaniamo sempre frizzati, volevo prendere una posizione costruttiva Ho per rimanere visto. frizzato e purtroppo ho fallito. Hai fallito. Scusate. Non è la prima volta che fallisci. Non è vero. Vabbè, Non è vero. andiamo Comunque avanti. sia, 2014, anno. L'anno della capra. No, l'anno in cui. Chissà, forse, non lo so, di qualche animale disgustoso Beh, sì, comunque. l'anno del puzzle. L'anno del puzzle. Bello, bello. E quello che ci aspettiamo è chiaramente che tutte le console di nuova generazione facciano finalmente uscire della roba bella Boh, 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 tutti i cicciottona, botti, tutte cose. anche se parleremo pure di giochi che sono di console di vecchia generazione, perché comunque sia usciranno delle bombette niente Il canto male. del cigno. Il canto del Ah, cigno, beh, che quando poi dici canto del cigno a me mi prende proprio. normalmente sempre roba fica esce nell'ultimo proprio periodo di vita delle console, sono sfruttate al massimo e quindi comunque si escono ancora cose interessanti, per esempio The Last of Us l'anno Poi scorso. ricordiamo Shadow of the Colossus. A proprio a generazione nuova già Io infatti non presente. giocai Ecco. sulla Play Ah, 2, l'ho perché? recuperato poi su Play 3 quando ho fatto l'HD Collection, perché ormai era troppo tardi, io sto al passo. Sempre a passo avanti. cioè, scusate. E beh, giusto, è l'anno del Era giaguaro, l'anno quindi del bisogna andare giaguaro. veloce. Vabbè. Allora, detto questo, quali sono i 10 giochi che più ci attendiamo e perché? Partiamo col primo. Ce lo vediamo subito. Destiny. Oh, Destiny, il nuovo videogioco di Bungie che Sì. presenta una modalità MMORPG Sì, in realtà che. io non so quasi niente di questo gioco perché sto seguendo un po' quello che fa Massimo con Dark Souls 2. Cioè, nel senso, non mi voglio fomentare prima del tempo, anche perché sappiamo che ci giocheremo a settembre, insomma. Però su Bungie, ecco, ci metto la mano sul fuoco. Perché attendiamo Destiny? Per due motivi. Perché innanzitutto quello che proprio mi aspettavo dalla nuova generazione di console è che tutte le varie, gli aspetti social confluissero nei videogiochi. Bungie questo lo faceva più o meno bene già precedentemente, quindi mi aspetto che lo faccia ancora meglio adesso. E poi in più perché, a differenza di tantissimi altri sparatutto in soggettiva, vuole partire da una premessa un po' diversa, che è quella di fare una specie di mondo persistente in cui è possibile sia affrontare missioni in singolo che missioni chiaramente in cooperativa a tempo che partono in un determinato Sono momento. rimaste le armi viola, eh? Sono rimaste le armi viola, questo è uno dei miei grandi problemi con Bungie, a cui però voglio comunque un casino di bene. E mi piace molto l'ambientazione, cioè mi piacciono molto queste Boh, io non la armature, capisco. poteri. È molto particolare perché mi sembra che ci siano tante cose diverse che vanno tutte a confluire insieme, non i soliti alienoni insettoidi in orda, no? Magari, però comunque sia, io sono veramente l'aspetto con grande attenzione e lo seguo con attenzione perché comunque Ma secondo me mica te sarà lo valido. giocherai su old gen? Non lo so, non lo so. Questo di dipende un po' Fai da. No, di dipende ridicolo. dal mio direttore di banca fondamentalmente. Cioè, se lui mi Ok, rilascia di nuovo del credito, io potrò giocare, se no, ho capito. non lo farò. E Va bene. quindi ciccia. Andiamo avanti. Saltando di FPS, temo in No, in FPS, a TPS in TPS. andiamo con un gioco che io aspetto molto, Ah. ma che non sono sicuro riuscirà a uscire entro l'anno, perché Pare che, pare molto, che scusate, quest'uomo. quest'uomo sì. Comunque quest'uomo secondo me ha un tipo di gel che hanno sperimentato sicuramente su degli animali Probabilmente. morti, No, ma probabilmente secondo me già ogni sera morti. si stacca tutti i capelli e li butta e la mattina dopo Sì, glieli questa è un'altra rifanno. opinione, E però insomma, anche comunque viso sia un il po' gel che lui gommato. utilizza è. Però Dimmi.
Sam Lake è il primo Max Payne. Esatto, comunque quella faccia deformata di pazzia. La faccia è un uomo fantastico. Esatto. E poi mi piacciono molto questi video in cui c'è qualcuno che con grande competenza e lucidità illustra cose da videogioco, no? Quindi quali saranno le abilità che si possono avere in Quantum Break. Io non, questo tra non... l'altro, scusa ti interrompo Max, ma leggevo su internet che c'è un easter egg all'interno del trailer, sì? Perché dietro Sam Lake le cose accadono più velocemente o più lentamente, ok, molto carino, come in, succederà in Quantum come Break. Poi sarà nel gioco. Io non è che sia un grande fan di Remedy e quindi non aspetto con grande attenzione questo gioco, però secondo me questo è un gioco che sorprenderà, cioè che se meno ci si aspetta più, come, proprio come Alan Wake. Meno ti aspetti, meglio mi piace, quindi aspettiamo Quantum Break perché sorprenderà. Sì, quindi ma invece... quello dietro sta andando lento. E invece aspettiamo Destiny perché vuole una parola sola, però freschezza. Freschezza. Comunque, però... secondo me, se c'è qualcuno che è in grado di fare al meglio un ibrido del genere, perché avrà dentro un'intera serie TV girata con gli attori, sì, è proprio Remedy, che insomma ha sempre. Ha forse capito che il videogioco è più vicino al fumetto che al film. Che ha le droghe leggere. Esatto. Adesso cosa c'entrano delle cose illegali in questo videoblog che, ripetiamo, istiga all'odio condominiale e non istiga all'utilizzo di nessun tipo di droga. Nonostante non ce ne siano di nonostante non ce ne siano di sbagliate, e mi ricordo che questa è una frase del nostro guru. Vado a rivedere le prime puntate. Sto cambiando completamente qualunque sia... Va bene. Oh, andiamo a vedere adesso un gioco invece sviluppato da una delle persone forse più antipatiche dell'industria. Addirittura! Sì, così però invece a me è simpatico. Perché è molto mordace. Sì, esatto, perché ecco. Entra in scivolata e a gamba tesa su tutti. Esatto. E quindi questa cosa mi piace. Camilla. Sì. Di Platinum, che appunto... Sembra tipo Caviglia de Platino. Esatto. Stanno sviluppando Bayonetta 2... su richiesta di Nintendo. Sì, praticamente grazie quasi ai soldi di esatto. Nintendo, che sono gli unici che hanno detto vabbè, Bayonetta ci piace, te credo, sì. E quindi potete fare il 2, però se lo fate solo per Wii U, quindi esclusiva Wii U, che da un certo punto di vista andrà a rimpinguare quei pochissimi sì. esempi di tier party fatti bene su Wii U, e lei si è tagliata i capelli, il che sì, vuol dire sarebbe insomma, pure ora molto, perché secondo me, perché... per molti è stato, possiamo dire, un system seller, sì. dato che era stato presentato come gioco praticamente del lancio, certo. E invece ancora non c'era data d'uscita. Invece era la solita fregatura, esatto. per cui ci dicono. Io ho qualche piccolo problemino con Bayonetta, sì, perché il genere non è proprio uno di quelli che mi appassiona veramente, perché finisco per premere i tasti. A parte che il genere ha un nome che ancora non mi è chiaro. Sì. Chi se ne frega è botte da Orbi, i button mesh. Cioè, io a volte ho usato anche il gomito per giocare a Bayonetta. Una cosa che mi piace da morire proprio è il contorno, sì. cioè come sono fatti gli avversari. Il mio problema principale con Bayonetta è che quando vedo jet che sparano missili, gente che sale sul missile, non è che proprio... Però è una cafonata. Sono le cafonate del genere, e sono le cose che a me tutto sommato non me lo fa, non mi fanno impazzire. Cioè, però... ti devi ricordare come dovevi giocare a Wonderful 101. Era il fomento. Ah sì, certo, il fomento. Però insomma, comunque sia, quindi... Bayonetta farà vendere sicuramente delle Wii U, non credo che però sia una di quelle esclusive veramente potenti. Perché attendiamo Bayonetta? Coatto. No, coatto. Io avrei detto un'altra parola. Coatto, avete detto buon per voi. Beh, ma come si dice questa parola? Tette. Oh. Tette. Non è un aggettivo. Ah, ok. Gnocca. Ha un aggettivo. comunque... Fregnosità. Oh, benissimo. Andiamo avanti. Con un gioco questo che è facile. In molti stanno giocando su Facebook. E a me sta cosa fa anche abbastanza girare le palle. No. Scusate, come si faceva ad avere la beta di Elder Scrolls Online? Sì. Probabilmente dovevi vendere un rene. Io non ne ho saputo nulla. Perché se no l'avresti fatto. Sì, c'è gente che sta creando i personaggi, che sta facendo... È vero, è tutto vero. Ecco. Ci dovremmo far dire da loro com'è il gioco, invece non l'abbiamo fatto. Io credo che sarà una grandissima figata. Infatti io, questo è uno dei giochi che, a mio avviso, ecco, potrebbe veramente un po' cambiare il volto dei giochi, che si sta parlando probabilmente del primo MMORPG presente anche su console. Sì.
E già ci sono qui delle questioni, perché chiaramente c'è, adesso tutte le console hanno l'abbonamento per i servizi online e in più serve l'abbonamento per Elder Scrolls Ah beh, Online, certo. che è già stato annunciato che ci sarà, che saranno forme di pagamento particolari, però comunque sia, chiunque ci giocherà dovrà trovarsi Che a vuol dire spendere, forme di pagamento che particolari? puoi pagare in natura, Ah, ok, puoi sempre in vendere tette. sempre un organo Mandi una foto interno. della sorella, dici guarda, Sì, questa è mia sorella, volendo. sì, non hanno Ho nessun problema. capito. Tu c'hai la E sorella? sì, però è molto grande, non credo si presterebbe. e ho visto che non ci sono moltissime razze, cioè in realtà non sono proprio tantissime. E io lì è divertente perché l'uomo lucertola e l'uomo gatto, fondamentalmente il Khajiit e Sì, l'argoniano dovrebbe essere, l'argoniano. fottuti puristi. Vi Esatto. Quante ne aspettiamo sai comunque? Scusa se te lo dico, ma Khajiit non lo al bar. ricordavo. Il Khajiit non sono carini perché non sono, insomma, quelle canoniche. Io sceglierei sempre uno di quelli bizzarri, anche se poi alla fine non ti diverti più perché Ma sono l'uomo solo testa c'è? strani. Purtroppo No, purtroppo no. no. Dovrebbe fare tipo il Minotauro, l'uomo mucca, Perché qualcosa. attendiamo il Scroll Online, quindi? Asocialità. Asocialità, Sì, molto molto bene. asocialità. Andiamo avanti. Oh, questo è un Oh. gioco che Massimo Qual proprio. è? Chi Deep è? Down. Ah no, perché se no me ne dovevo andare. Ok, non è No, ancora il non ho momento. detto quello. Deep Down è il gioco che Capcom sta cercando di vendermi facendomi credere che è Dark Souls 2. E Esatto. in Non è effetti, proprio così, no, però. non è proprio così, nel senso che questo è figo perché è ambientato nel futuro del mondo fantasy in cui poi si svolgono le Quindi Assassin's vicende. Creed. Fondamentalmente Infatti, sì. A me la cosa proprio hanno che fa, non lo so, cioè la tomba della creatività, sarà poi un gioco figo, io non lo metto in voluto. dubbio. Beh, poi citazioni di Proust, quello e Sì, quell'altro, del figurati. pilota. Sì. Cos'è il tapiro d'oro? Sì. Esatto, c'è il tapiro d'oro che ti riporta nel passato, e nel passato praticamente giochi a Dark Souls. Ok? Non ci sarà una parte ambientata nel futuro, cioè è la trama non ci credo e non lo voglio, perché non me lo fanno vedere semplicemente, se no me Beh, l'avrebbero effettivamente, fatto se vedere. no Ed sarebbe. eccoci qua, questo è praticamente Dark Souls, tutto. Sì, tra l'altro, Yoshinori Ono, credo che non so se abbia ammesso, ma comunque che l'ispirazione di, Vabbè, c'è insomma. poco da Beh, non è che ce l'avrebbe potuto ammettere. nascondere più di tanto, diciamo, però è un impatto grafico Mazza, veramente bello pesante. proprio, E questo qui mi fa c'è Giuliano interessare. Ferrara, tra l'altro, come special guest. Sì, un incrocio Ah, tra no, Giuliano più di e i uno. nemici di Duke Uno. Esatto, è Nukem. vero, di Luke Nguyen e di tanti altri giochi, però ho già visto, ecco, cose che mi piacciono molto, cioè mostri originali, mostri fantasy originali, non la chimera, la manticora che ci ha rotto i E la coglioni melma. e la fottuta melma. Inevitabilmente c'è il drago, e questo drago è molto strano perché ha delle orecchiette curiose e caga delle melme, tra l'altro. Ah, e allora c'era la melma, Sì, però scusa. vedi, è una melma animata in Con le settore tette, con la melma alle e segue. Questo tette. racchiude tutto, racchiude tutto. Solo Capolavoro. per PS4, amici, mi raccomando, Però non ve lo fate questo sarà mancare. comunque un gioco potente per PS4 e ho paura che potrebbe anche indirizzarmi verso No, è a quella. gratis. Ah, a gratis. È gratis. Ecco, Detto Avrà questo. ovviamente delle microtransazioni, qualcosa per Eh rientrarci. beh, Poi conoscendo sicuramente. Capcom, voglio No, sarà dire. fai ogni vita che perdi in un gioco da 600 600 euro. euro. Esatto. Allora, perché aspettiamo Deep Down? Perché Copia carbone? copia Copia carbone! Proprio carbonata? lui, copia carbonata. Sì, Andiamo, esatto. passiamo alla fatica, quella che proprio stanno sudando in Polonia le sette camicie per Ah. creare un Che mondo. posso fare outing? È un gioco che io non aspetto in realtà. Vabbè, Non allora io me troppo. ne vado. Non molto. Cioè, nel Cioè, senso, quelli non in ho Polonia ti ho l'hype. detto No, stanno per carità. facendo. Aspettiamo Titanfall, il gioco marrone e grigio, dove si sparano. Oh, Se son campione al spare, no, con Titanfall. la E, perché Dove insomma. si sparano. Dicevamo, in Polonia Andiamo. stanno producendo un contenuto non appropriato per Per i i bambini bambini. dal nome di The Witcher 3. Ah, E già pensavo in-game lì, footage queste tre fossero. parole, in-game footage, fanno spavento collegate a quello che poi dopo Vabbè, vedremo. sì, Cioè, fanno veramente effettivamente. No, spavento. il punto qual è? È che qui si sta parlando comunque di uno dei giochi di ruolo più premiati, originali, discussi della passata generazione, anche se continuo a dire che per PC era figo, per console era non così figo, però questa è la mia, l'ho detta, che ha ottenuto un vero e proprio upgrade perché diventa finalmente free Eh roaming, sì. cioè quindi insomma un gioco di ruolo tra Quindi avremo virgolette serio. Geralt di Rivia che se ne va in giro, abbiamo visto in nave, a cavallo, in tutte le situazioni. Si chiama Wild Hunt Sì. perché c'era la caccia selvaggia, no? Che erano questi che cercavano in tutti i modi di eliminarlo. Open world finalmente.
grandissima figata, perché questo è un gioco di ruolo che, anziché puntare molto sul coinvolgimento di quello che io faccio nel gioco, cerca di inserire la libertà all'interno di una trama, comunque sia, con un senso. E questo a me piace molto, sinceramente. E perché attendiamo The Witcher? Tu non attendi, perché attendiamo The Witcher 3? Sessualità! Le migliori scene di sesso della storia dei videogiochi. Probabilmente ce l'hanno regalate dalla Polonia. C'era la Rochette, bravi ragazzi. CD Projekt. Ma pure la Succube. Ah, che bello, bellissimo. Mi sono divertito da morire. Ma andiamo avanti. Strano, parliamo solo di due FPS. Questo è il secondo. Finalmente. Voglio spezzare una lancia. Questo è il primo FPS per Xbox One. Che stanno sempre a dire l'Xbox c'è solo gli FPS, sì. Ma non ci stanno adesso, non li hanno ancora fatti. Perché COD non è uscito. Vabbè, quella è multipiattaforma. Qual è l'altra esclusiva dall'altra parte? Un FPS. Killzone. Killzone, scusa, ecco. Sì, c'hai ragione. Vabbè, qua invece ci stanno i robot. Ecco! La terza presentazione fatta finta, come se fosse la pubblicità dell'azienda che produce questi affari, che ne vorrei veramente uno per il traffico di Roma. Mi divertirei un sacco. Questo è l'Atlas, che è quello, avevamo visto, quello super pesante, quello super agile, questo è quello medio che prenderanno tutti, che spara molto, subisce bene il fuoco e non si comporta male nemmeno contro gli aerei. E te fa vince, quindi. Comunque, insomma, rispetto a Destiny, secondo me Titanfall propone uno schema di FPS online, perché sarà solo online, ricordiamolo, molto più classico, senza innovare praticamente nulla, però facendo tutto... Cerca un pochino di fare il Call of Duty tra virgolette Assassin's Creed-oso. Beh, sì, qualcosa. Perché comunque sia con lo zainetto jet, quindi c'è pure abilità di robot. Se ci stanno i robot, perché attendiamo Titanfall? Robotico. Io non l'ho detto perché in effetti non lo attendo. Fino a che io non vedo un colore diverso dal marrone e dal grigio, io non mi interessa. Allora ecco perché le armi viola. Che poi è strana sta cosa, viola non va bene. Allora, adesso possiamo passare a un gioco esclusiva per Wii U, che avrà la presenza, questo è il trailer appunto che lo annuncia, di uno dei grandi rivali, uno dei più sfigati personaggi della storia. Addirittura, poverino, il porcospino blu di Siga, che come potete vedere è agile anche all'interno di Smash Bros. Che dire, perché attendiamo Smash Bros? Perché ci ha sempre fatto ridere tantissimo. Plessy va inserito in Smash Bros. E deve essere... proprio overpowered, nel senso deve essere tipo l'ultimo mostro. Deve essere quello che quando giochi con gli amici fa, però regà, nessuno prende più queste cose, perché sennò non lo puoi colpire. Mi sembra giusto. Ecco. Allora, nono posto per Dark Souls 2, che è uno dei nostri esimi colleghi. Non ha visto questo video, non lo vuole vedere, non vuole sapere niente. Praticamente per lui è effettivamente il gioco più atteso di sempre, probabilmente. Si sta tappando le orecchie. Che cosa possiamo dire? Difficoltà sempre comunque mega galattica, anche se pare che io ho letto che vogliono in qualche un pochino avvicinarsi. Sì, ma avevamo letto così anche del Dark Souls rispetto a Demon's Souls, effettivamente un pochino, però Demon's Souls era proprio... Sì, però pure Dark Souls, insomma, però pure io strillavo. E qui insomma From Software si chiamano e ci presenta uno, probabilmente veramente uno dei giochi che... No, poi ha un carisma, guarda che, cioè, che aumenta l'hype, poi uno dei pochi giapponesi di questa caratura, che come si fanno a non attendere? Non lo so, quindi si deve attendere, direi si deve tu attendere. L'unica parola che... Perché attendiamo Dark Souls 2? Letal mago, scusate, mi è venuto. Sono stato sciocco ad andarmene, perché se non dovevo vedere il video bastava fare così e raggiungere la cecità pressoché totale. O ti potevi mettere i miei ancora non meglio. Non lo so cosa sarebbe successo. Okay. Di che avete parlato? Di South Park, Stick of Oddio, Truth. Nel fermo immagine avevo la bocca come Stallone. Ma tu sei un po' il nostro Stallone. Io ti ho proposto comunque a Coppola. Okay. Mi piace questa cosa. Allora, qui stiamo parlando di un gioco che doveva uscire, non è uscito, sono falliti, problemi, eccetera. Onestamente io lo attendo perché credo che gli unici due geni rimasti sul pianeta Terra siano Trey Parker e Matt Stone, che hanno partecipato alla... Factotum. Che hanno partecipato alla stesura integralmente del gioco, sceneggiatura, voci, proprio anche gameplay, perché loro sono dei grandi appassionati. Si sta parlando di un...
RPG J, perché sì, ha la formula J. Sembra anche simile ai Mario e Luigi. Sì, è vero. Cioè ci sono delle mosse, delle magie, delle abilità in cui bisogna trovare il tempo giusto per farla, per averla super effective oppure scarsa, quindi comunque giapponese. Inutile dirvi che hanno mostrato il tutorial, che è fantastico, dove si insegna al ragazzino che poi verrà impersonato dal giocatore a fare le scuregge. Sì, perché praticamente la trama è che un nuovo bambino si trasferisce a South Park e per diventare amico dei quattro protagonisti, quello sarà quello che controlleremo noi. Io non riesco a vedere Kenny vestito da principessa Daenerys. Ricordiamo che una delle classi è l'ebreo. Quindi ci sono le classi base. Come possiamo non attendere un videogioco del genere che sicuramente, a mio avviso, spaccherà qualunque cosa. Tra l'altro esce tra poco, tra due mesi. Io direi forse posso dire una cosa più scontata, irriverente? Usiamo una cosa scontata per una volta. E con questo abbiamo finito la puntata sui giochi più attesi del 2014, che non ha alcuna rubrica speciale di nessun tipo. E perché siete stati bravi, ho fatto il video quello là di confronto e non c'è nessun commento ipsedissimo. Vabbè, io non voglio commentare il video di confronto perché fatto apposta. Brave persone. Per sembrare neutrale. No, che mi servivano ipsedixit. E vi siete fatti fregare dalla sua faccetta d'angelo e dalle sue belle parole. Lo vedete? No. Guardate quanto è patinato. E sotto finto. C'è la maglietta Xbox. È finto. Ecco, sono blu PlayStation 4 oggi, ma che vuoi? Dolmaster Auditore.